Il contesto energetico mondiale sta subendo una trasformazione molto rapida, in particolare nel settore elettrico, le fonti rinnovabili che erano finora del tutto marginali stanno imponendo la loro presenza con dei numeri molto significativi. Basti pensare che l'anno scorso in Europa il 63% di tutta la potenza elettrica installata, quindi dal Portogallo alla Romania, è una potenza verde. Quindi questa è una rivoluzione che è partita dall'Europa, che vede una rincorsa di Stati Uniti e Cina. La Cina in pochissimi anni è diventato il numero uno per le installazioni del vento, dell'eolico, e cosa molto interessante, in pochi anni è diventato il numero uno nella produzione di moduli solari e nella produzione di aerogeneratore, cioè si è affacciata nella green economy con forza. E l'altra incognita sorpresa verrà dagli Stati Uniti, dove, come sappiamo, ci sono decine di miliardi di dollari investiti nelle rinnovabili da Obama. Il Green New Deal, e in questo momento questi soldi stanno andando nel campo della ricerca di nuove industrie, per cui è pensabile che nel giro di 2 o 3 anni gli Stati Uniti, che erano rimasti molto indietro nelle rinnovabili, torneranno ad avere un ruolo importante. Quindi ci sarà un confronto a tre, tra Europa, Cina e Stati Uniti. Il passaggio però critico è quello di non essere solamente i primi della classe nelle installazioni, ma riuscire a creare una forte industria delle rinnovabili, perché altrimenti, se si importano le tecnologie, non si è fatto granché. Questa è la sfida che ha lanciato e vinto la Germania, che adesso ha 300.000 addetti nel campo delle rinnovabili, cioè un segmento dell'economia tedesca è rappresentato dalle rinnovabili, che cresceranno in maniera impetuosa nei prossimi anni. Tutta la green economy, in particolare il ricorso alle energie rinnovabili, sono al centro delle politiche di tutti i paesi occidentali, perché tutti pensano che il ricorso alla green economy non è soltanto un modo per difendere il pianeta, per affrontare i cambiamenti climatici, che ormai sono una realtà gravissima e non una minaccia per il futuro, ma perché si pensa che è anche il modo migliore per affrontare la crisi economica. Questo lo pensano governi di centrosinistra, Obama innanzitutto, ma anche governi di centrodestra, si pensi alla Merkel e quanto la Germania sta investendo su quel fronte. L'unica eccezione, purtroppo, è quella rappresentata dalla maggioranza di centrodestra e dal governo italiano, che è molto distratto, per dire un eufemismo, sulle rinnovabili, sta puntando su questa avventura di questo ritorno al nucleare, che è unico nel mondo e che non si capisce veramente come possa essere finanziato, ed è distratto rispetto invece alle rinnovabili, alla green economy, alle forme di autoproduzione di energia elettrica, che sono invece una nuova frontiera. Ora, molto spesso in questo paese, quello che si dice, forse con una brutta espressione, la società civile, ma comunque i cittadini, le imprese, sono più avanti, molto più avanti della classe politica che li rappresenta. Questo è un classico caso, perché loro stanno andando in una direzione, nonostante questo governo e la maggioranza che ci governa. Io auspico che prossimamente, invece, anche, diciamo, lo sforzo che stanno facendo i cittadini e imprese venga sostenuto, da una politica che sappia capire che questa è la frontiera, di questo nuovo millennio. Ogni anno il Forum si propone di fare il punto sulle politiche energetiche nel nostro paese. Al Forum intervengono autorevolissimi esponenti del mondo istituzionale, del mondo della ricerca, delle aziende, per confrontarsi su alcune tematiche. Quest'anno tre sono le tavole rotonde che il Forum ha proposto: edilizia a bassi consumi di energia, la green economy, un'opportunità da non perdere, e la corsa delle rinnovabili. Una casa ecocompatibile costa leggermente di più, di qualche percento di più rispetto a quella normale, però questo ovviamente dipende anche dalle soluzioni che di volta in volta vengono adottate e che non sono, come dire, unilateralmente definite. Si può ragionare di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento, si può parlare di una centrale ad alta efficienza, si parla di pannelli ragnanti al pavimento, si parla di pareti che vengono ispessite proprio per aumentare la massa
dell'alloggio dipende dalle soluzioni che di volta in volta, anche in concorso fra loro, vengono adoperate. Però la convenienza è sempre notevole, perché si sta parlando di un 20-25% di risparmio rispetto alla bolletta energetica, oltre che a un maggior comfort abitativo. Una casa più fresca d'estate e più calda d'inverno, in cui per esempio da un punto di vista acustico le condizioni sono migliori rispetto a quelle a cui siamo tradizionalmente abituati, oppure da un punto di vista dell'illuminazione ci sono condizioni migliori, oppure altro aspetto, che da un punto di vista dei consumi dell'acqua vengono notevolmente ridotti con impianti duali, impianti di cristallizzazione delle condutture, e anche l'attenzione per esempio a tutta la parte elettromagnetica, con la riduzione dei campi elettromagnetici soprattutto nella parte notte di un alloggio. Molto possiamo fare noi per ridurre i consumi. Ricordiamoci che poi uno scenario spinto delle rinnovabili ha senso in presenza di una politica spinta anche sull'efficienza energetica, cioè consumare meglio l'energia. Devo dire che dei risultati significativi già si sono avuti. Pensiamo al momento in cui noi andiamo a acquistare un frigorifero. Nel 10 anni fa la maggior parte dei frigoriferi erano di classe D, C e B, le classe A erano il 2-3%, ormai oggi la larghissima parte, oltre il 90% dei frigoriferi venduti sono di classe A o A+, o A++. Questa piccola banale trasformazione del mercato ha consentito all'Italia di risparmiare in questo decennio la quantità di energia prodotta da una centrale elettrica convenzionale. Quindi questo fa vedere come un piccolo gesto da parte nostra, acquistare un prodotto rispetto a un altro, può avere intanto un vantaggio per le nostre bollette, perché si riducono, e poi un vantaggio anche per il paese, per l'ambiente, perché si riducono le importazioni di gas e si riducono le emissioni di CO2. L'attenzione che si sta avendo negli ultimi anni a portare le autovetture, il parco uscente dalle case costruttrici a combustibili alternativi, e in particolare GPL, metano, poi adesso ancora incominciano ad andarci le prime elettriche, poi può darsi l'idrogeno, sicuramente è un segnale importante. Utilizzare carburanti gassosi, in particolare il GPL, è anche un discorso di una mobilità ecologica e più sostenibile. Utilizzando il GPL possiamo dire che hai una minore emissioni di CO2. Infatti gli ultimi valori della direttiva, gli ultimi dati presi a riferimento per la direttiva sui carburanti danno come valore equivalente della CO2 per il GPL come il miglior prodotto, il più performante nel tutto il ciclo di vita. Quindi questo è un fattore molto importante, insieme anche al metano, e sicuramente distanziati dai carburanti tradizionali che sono benzina e gasolio. Abbiamo dei benefici in utilizzando appunto carburanti gassosi, sicuramente su una minore emissione di CO2 a livello globale, quindi wheel to wheel, che è sicuramente importante, perché sappiamo tutti che la CO2 viene conteggiata a livello globale. Lo stesso i carburanti gassosi, in parte GPL e metano, sono comunque due carburanti che hanno l'assenza di polveri, quindi è un altro fattore importante. Sappiamo tutti che l'Italia ha avuto una procedura di infrazione, quindi con una penale anche di diversi milioni di euro per aver sforato le emissioni di polveri sottili. Utilizzando, quindi spostando il parco circolante e quindi l'offerta di auto a macchine che possono utilizzare combustibili con zero emissioni di polveri, con una minor impatto di CO2 equivalente, emissioni di CO2 equivalente, sicuramente è un fatto molto molto importante, che giova a un'economia, quindi avremo veramente un'economia più rispettosa dell'ambiente, quindi una green economy per la mobilità, e risparmieremo, avremo anche un discorso economico importante, perché risparmieremo una serie di penali, di sanzioni, che invece utilizzando combustibili tradizionali saremo destinati a portarci sempre nel nostro bagaglio di esborso. Renault ha deciso di investire pesantemente su una forma di mobilità sostenibile. Una forma diversa è passare per una parte dei propri veicoli a quella che è la motorizzazione elettrica.
Per fare questo Renault ha messo molti soldi, ha messo molti investimenti sul tavolo, parliamo di oltre 5 miliardi di euro ed un team di 2000 tecnici che ci stanno lavorando. Ormai è qualche anno che ci stiamo lavorando e siamo pronti per una commercializzazione che partirà proprio a settembre del prossimo anno. Lei consiglierebbe alla concorrenza di spingere sull'auto elettrica? Ma diciamo che possiamo rispondere in due modi. Uno con una battuta di Renzo Arbore che diceva meno siamo meglio stiamo. Dall'altra parte però direi che molte case automobilistiche anche della concorrenza stanno guardando a questo mercato, stanno lavorando e quindi da questo punto di vista sappiamo molto bene di non essere i soli, per cui il mercato è un mercato che sicuramente sarà un mercato competitivo, come sempre il mercato dell'auto in tutte le sue forme, e anche quella mobilità elettrica tra qualche anno vedrà una ricca schiera di modelli pronti a combattere per essere, come dire, comprati dal pubblico. Ecco, l'Europa unilateralmente l'anno scorso si è dato un proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, 20% in meno al 2020 rispetto al 1990. Adesso, anche con la complicità di una crisi economica che ha ridotto i consumi e quindi le emissioni, l'Europa è già al 17% in meno, quindi sembra naturale alzare gli obiettivi. È quello che hanno chiesto Germania, Francia e Gran Bretagna, è quello che ha chiesto la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. L'Italia incredibilmente è contraria a questa iniziativa e ritengo che sia una posizione miope, perché non offre un'opportunità, come hanno fatto altri paesi, alla propria industria di cimentarsi con quelle che sono le sfide dei prossimi decenni, che sono le sfide sul lato dell'efficienza energetica, costruire edifici che consumano sempre di meno, riqualificare il patrimonio energetico, il patrimonio edilizio, intervenire sulle rinnovabili, creare un'industria delle rinnovabili. I 300.000 addetti della Germania sono un punto importante di riferimento che ci può far capire cosa potrebbe succedere in Italia se già avesse una spinta politica complessiva con obiettivi ambiziosi. Quindi un obiettivo ambizioso, se colto con maniera con intelligenza, rappresenta uno stimolo alle nostre imprese per riuscire ad agganciare questa onda verde che è partita a livello mondiale, ma rispetto alla quale rischiamo di avere una posizione defilata.